In occasione della presentazione europea del brand Ford Pro a Barcellona abbiamo intervistato Fabrizio Faltoni, che è il presidente di Ford Italia, che ci ha descritto come nasce il progetto e quali sono i pilastri alla sua base. Nasce negli Stati Uniti, anche se buona parte del know-how del mondo dei veicoli commerciali l'abbiamo costruito in Europa grazie alle esperienze fatte con i clienti. Ford Pro è una divisione globale dove Pro non sta per professionisti, quindi pensando alla tipologia del cliente, ma sta per produttività. Quindi l'azienda ha diviso completamente il business delle vetture da quello dei veicoli commerciali. Ford Pro è una divisione che seguirà solo esclusivamente i prodotti e i clienti dei veicoli commerciali. Ford Pro è una divisione costruita intorno a 5 aree. La prima ovviamente è quella dello sviluppo e della vendita dei prodotti, dove in Europa siamo ormai da 7 anni di fila leader nelle vendite dei veicoli commerciali. Il marchio Ford è il marchio più venduto in Europa. In Italia sono 6 anni consecutivi che siamo incontrastati leader dei marchi stranieri, quindi vendiamo molto di più di tutti gli altri marchi stranieri in Italia. E Ford Pro aggiunge, insieme alla divisione delle vetture, anche 4 aree di servizi, tutte incentrate ai desideri, alle necessità e alla formazione dei nostri clienti. Quindi sono 4 aree, di cui la prima è l'area del finance, che sviluppa sistemi finanziari e assicurativi dedicati ai veicoli commerciali attraverso la nostra banca Ford Credit. E poi ci sono 3 aree che appunto aiutano il periodo di possesso del veicolo commerciale, del cliente dei veicoli commerciali. Quindi la prima è quella del service, è una divisione già operativa. Oggi attraverso i nostri Transit Center, è un progetto che si chiama Ford Live, siamo in grado di misurare in tutto il territorio italiano quando i veicoli commerciali entrano nelle nostre officine e quando poi escono. Il tutto grazie al modem integrato all'interno dei nostri veicoli, modem che dialoga con noi, quindi casa madre, con i concessionari e ovviamente anche con il cliente. Quindi il modem trasmette dati e noi misuriamo quando il cliente entra e quando esce, con l'obiettivo di ridurre il più possibile il tempo di ferma del veicolo. Questo perché il costo legato al fermo del veicolo è la terza motivazione del costo di un veicolo. La prima è il deprezzamento, quindi se oggi si compra un veicolo e lo si rivende dopo X anni ha un costo di deprezzamento. Il secondo ovviamente è il costo del carburante, poi si tende a pensare che la terza sia il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. In realtà in Europa la terza voce di costo di chi utilizza un veicolo commerciale è le perdite che tu hai dovuto al fatto che il veicolo commerciale è fermo. Quindi l'area service con il Ford Live ha come unico obiettivo quello di ridurre il più possibile i tempi nel quale questo mezzo si ferma presso la nostra rete delle officine. Poi le ultime 2 aree, che quindi sono 5, i veicoli, abbiamo detto, l'area del Ford Finance, del Ford Service, e poi le ultime 2 sono legate, se volete, un po' alla software application e al mondo dell'elettrificazione, che sono il mondo del software, quindi daremo una serie di applicativi software ai nostri clienti in modo da poter controllare lo stato di salute, poter anticipare le necessità dei propri mezzi e quindi di nuovo anticipando, programmando la manutenzione, proveremo a ridurre i tempi di fermo del veicolo. E poi ultimo non ultimo, parlando di veicoli completamente elettrici, c'è ovviamente il mondo del charging, dove daremo consigli per la ricarica, daremo una consulenza specifica nel mondo della ricarica e ultimo non ultimo, dove il cliente ci darà la possibilità, andremo anche ad installare del vero e proprio hardware, quindi colonnine di ricarica che saranno in grado di
aiutare i nostri clienti, non solo quelli che hanno esclusivamente prodotto Ford, ma anche prodotti della concorrenza, quindi stazioni di ricariche per poter ricaricare l'intero parco dei veicoli commerciali dei clienti. L'azione a più brand riguarda non solo la parte del charging, ma anche la parte del software application, quindi il Ford Telematics, che è un software con il quale i direttori degli uffici acquisti, di chi gestisce parchi aziendali, controllano i costi del proprio parco veicoli, avrà delle applicazioni non solo per i nostri veicoli, ma anche per i veicoli della concorrenza. Ma interviene anche sulla fatturazione, ho letto qualcosa tra dipendente e azienda. Corretto, per semplificare pensate al sistema di fatturazione oggi delle fuel card, quindi aziende che hanno nel parco automobili a combustione hanno le carte carburante con un sistema di fatturazione automatico. Una parte, una delle azioni, delle attività del Ford Charging sarà appunto quello di centralizzare la fatturazione di tutti i servizi di ricarica o di tutti i servizi che girano intorno all'utilizzo dei veicoli completamente elettrici.